Benvenuti tutti in questa nuova parte. Ci stiamo avvicinando alla fine di questa guida, ma tranquilli, durerà ancora, penso, direi 7 episodi, forse. Forse anche meno, vedremo. Dunque, l'ultima parte, abbiamo ottenuto la nostra ottava e ultima medaglia e come avrete potuto notare ci è arrivata la chiamata del professor Elmok, non mi ricordo chi dei due. Quindi, dirigiamoci a Biancavilla e qui troveremo il professor Rock, che ci darà finalmente Scala Roccia. Bene, e ora potremo anche accedere al Monte Argento. Dunque, inseriamo subito Scala Roccia. Fuck, ho aggiunto Scala Roccia, che è una mossa che ma boh, non mi sa, cioè queste mosse qua che come si può dire, servono fuori dalla loro rotta, mi stanno sul cazzo. Perché se vuoi farli dimenticare qualcosa, devi farmi dare le mine mosse e così via, va bene. Comunque, se vi ricordate, noi non abbiamo ancora finito di esplorare, scusate, tutta Canto. Infatti, dovremmo andare a Plumbeopoli e andare verso il Monte Argento. No, il Monte Argento, Monte Luna, ecco. Sì, coso sì. Gaelio, sarà importante allenare i nostri Pokémon per una cosa che va a fanbagno. Devo fare. Dopo, cioè proverò a farla, ma dubito nella sua riuscita. Chiami il secondo, Dragonite. Dragonite, chiamatelo come volete, va bene. Quelli sono i... come cazzo si chiamano? Sto pensando che mosse fare. Sì, dai. Sono i, dicevo, meteoriti per cambiare forma Deoxys, mi stavo chiedendo. Un po' vedere. Ah, sì, deduco di sì. Forma, velocità, attacco, difesa è normale. Che poi va abbracciato con Pokémon Perla, Diamante e Platino. Che è da lì che è iniziata questa possibilità di cambiamento. Infatti, prima, per la cronaca, in Pokémon dunque Smeraldo avevi la forma velocità, che era l'esclusivo di Smeraldo. Pokémon Verde Foglia e Pokémon Zaffiro, mi pare che. No, aspetta, in Pokémon Verde Foglia avevi forma difesa. In Pokémon Rosso Fuoco forma attacco. In Pokémon Rubino e Zaffiro forma normale. Non mi ricordo che volevo mettere dentro. Ma no, metto tanto Hyperfusion. Sì, può andare bene. Non so perché sto le dando Gyarados, ma mi va bene così, cioè. Poi tanto sul Monte Argento ci sono Pokémon fortissimi, quindi posso benissimo allenarlo là. Se vado giù sotto non ottengo niente. È una presenza abbastanza ingombrante questa, direi. Magmar. Camera Up, Pokémon terza generazione che mi ispirava molto. Infatti l'ho allenato per un po', poi mi sono stancato. Però era uno dei pochi Pokémon che imparava Eruzione, insieme a Groudon e, vabbè, in questo caso Typlosion. Però penso che prima non lo potessi imparare Eruzione. Penso. Non vorrei dire cazzate. Clefairy. Questo è il posto dove puoi trovarne a migliaia di Clefairy. Quello strumento potrebbe essere interessante, ma non so come arrivarci. Ah no, è qua. Tu guarda. Granda radice. Se non sbaglio sarebbe per curarsi. Che hanno implementato talmente tanti quegli strumenti col passare delle generazioni. Poliwrath. Non è il Pokémon adatto. Vaffanculo. Mi spiegate come fa a usare lo strumento mentre sta dormendo? E Gyarados al 60 ha idea di cambiarlo e allenare Dragonite. Che ho smattato tanto per averle, alla fine non lo sto usando. Graveler, ma sì. No, vuoi fare Dragartigli, non Dragofuria. Machoke. Non so voi, ma Machoke nelle
prime generazioni, adoravo quel Pokémon, soprattutto Machamp. Che figo, ragazzi, quattro braccia, cioè. Steelix. Beh, andiamo Tyranitar. Infatti. I miei semi leggendari. Eccone qua un altro. Dovrò ancora Pokémon TP. Ah no, veleno. No, non Dragofuria. Meccargo. Sì, solo sfide in questa parte. Solo sfide. Solo sfide. Andiamo a curare i Pokémon e adesso vedete il perché, immagino avrete già capito. Monteluna, ed ecco il nostro rivale. Che questa qua è l'ultima sfida che faremo con lui. Sneasel. Figa, è potente. Cioè, mi distrugge. Ma io lo distruggo con Dragofuria, Feraligatr. Mettiamo Ampharos Overpower Style. Una scarica non ha problemi. Alakazam. No, anzi, sì, Tyranitar. Usiamo un mosso tipo buio. Qua butto Sgranocchio. Magneton. Typlosion. Ma sì, una vittoria facile. Devo notare che io sto lottando con soli 5 Pokémon da 200 parti, tipo. Perché ho discriminato Noctowl. Oh, resiste, però è morto. E Golbat mettiamo. Ma lasciamolo, usiamo Frana. Resistente il ragazzo. Ho usato Pietataglio nell'eventualità in cui lo curasse. Sì, ciao ciao. Tanto io direi, salviamo. Di qua si esce, quindi vado a vedere dove sbuchiamo. Ok, non devo sbucare di qua. Esploriamo il Monte Luna. Che non mi ricordo se era qua che si potevano trovare i fossili. Non mi ricordo che cazzo si potevano trovare. Oh! Where am I? Che cazzo sono sbucato? Vedete, questo qua c'è proprio piatto d'argento, dire qua c'è uno strumento. Minchia, che posto è? È figo, però non so che posto sia. E questo? Ah, è dove sono arrivato. Ah no, un altro. Oh. Ah, ok, ho capito. Quindi vado di qua. Ok, ho capito, ho capito. Qui non c'è nulla. Bene. Oh, figa sta discesa. Non avevo mai visto una così. Fluffy. Qua ci sarà uno strumento, se non sbaglio ce n'è uno. Ma io, vedete, non li prende, cioè. Dragobolide! Pidgeot. Figa, un PG a livello merda e poi un PJ a livello over. Mamma mia, non li capisco proprio sti programmatori. Sfurret. No, Dragartigli. Rapidash. Dragartigli. 58 per Dragonite. PS su. E qua sbuchiamo a Celestopoli. Ora, andiamo a fare un'altra cosuccia. Dunque, Monte l'argento lì lo facciamo dopo. Nella prossima parte, vediamo. Ora voglio fare una cosa, magari un po' un azzardo, però posso tentarla. Allora, dov'è che devo cazzo andare io? Ebanopoli. Curiamo la squadra, vado a pigliarmi. Non mi ricordo se devo pigliarmi un Goldin per il. Come si dice? Mettiamo anche Noctowl in squadra, dai. E
scusate, Articuno, che Nocturne. Per il. Non mi viene la parola. Per Mulinello, ecco. Oppure se posso andare tranquillo così. Ah, vero che so. Perché c'è sto calo di frame rate assurdo. Usiamo i repellenti. Guarda un po' chi c'è. Lance e Sandra, domatori di Pokémon Drago. Domatori? Dove cazzo è che avevo girato stavo domatori di draghi? Boh, non mi ricordo che avevo tirato fuori sta cosa. Bene, adesso sarà una sfida molto ardua, perché hanno dei Pokémon che sono fortissimi. Quindi dei Dragartilis e Dragonite. Figlio di puttana. Scarica colpisce tutti. Fotte Sega, colpiamo anche Feraligatr. Cioè, come vedete, sono molto più forti di me i suoi Pokémon. Scarica, Fotte Sega, li faccio fuori tutti, tanto sei morto. Cioè, Scarica funziona su tutti. Ancora scarica. No, bastardo con protezione. Urcozio, Dragonite al 75, una bestia. Dragobolide, resiste? Non gli ho tolto niente. Cotton Spore, allora. No, no, non ce la fa. È andata. Sì, sapevo che probabilmente sarei stata lei. Morto. Morto anche lui. Non me lo ricordavo così forte. Mi uccido pure questo. Perché tipo là non c'ha più Pokémon, d'altronde. Cosa possiamo farci? Bastardo si protegge. Tuono mi farà poco niente, ma Pietro taglio molto più devastante. Oh, è finito di oh, Kingdra. Ho bisogno di un Pokémon drago qua. Vabbè, non pensavo che nonostante tutto ce l'ho potuto fare. Dragonite. Stangato come era prevedibile. E direi un bel Dragobolide per concludere in bellezza. Sì! Ce l'ho fatta, nonostante i suoi Pokémon molto più potenti dei miei. Sebbene noi fossimo in 10 a combattere. Bene. Perfetto, possiamo uscire. Salvo ed esco. Esco dalla grotta, si è capito. Comunque Articuno, per quel poco che ha fatto, si è rivelato fondamentale. Questo geloraggio, che è Articuno nei Pokémon Mystery Dungeon, per dire. È un Pokémon utilissimo, non potete immaginare quanto. Per la tecnica Polneve, che colpisce tutti i Pokémon come cazzo si chiama lì? Nella stanza, diciamo, in cui ci si trova. Dunque, cosa possiamo fare in sta parte ancora? Cosa possiamo fare? Andiamo a vedere. Allora, direi di andare a recuperare tutti i numeri dei capi palestra. Iniziamo. Allora, in pratica non posso fare tutti una volta perché vale in base ai giorni. Figa, si è bloccata la ROM. Un attimo che riavvio. Allora, dicevo, che i capi palestra non posso beccarli tutti i giorni e posso beccarli solo a certi orari. Adesso andremo a beccare, non mi ricordo tipo come si chiama, che è disponibile tutti i giorni dalle 12 alle 16 secondo la guida. Sì,
su al quinto piano, eccola qua, Chiara. Sì, ci facciamo dare il numero di telefono da lei. Così potremo andare a sfidarla. Poi, bene, andiamo a piano terra. Oggi sto registrando di venerdì, quindi vediamo un po' chi posso andare ancora a trovare. Ora, andiamo a vedere se riesco a beccare il numero di Furio. Che, cioè, in realtà non è che me lo dà lui, me lo dà sua moglie fuori dalla palestra. Vediamo se non me l'ha già dato o se me lo deve dare. Ok, infatti. Riecco il numero di Furio. Lui lo potremmo, cioè lei la potremmo trovare sempre. Ok, gli altri allenatori saranno dalle, cioè, o meglio, quelli che potrei fare oggi saranno dalle 15, o meglio, dalle 16 in poi. Sono adesso le 15, quindi non posso. O meglio, adesso l'unico che posso andare a prendere è Gary Blue, chiamatelo come cazzo vi pare. Ma lui sarà un pelino differente, visto che devo andare a Biancaville, a casa sua, e farmi spazzolare i Pokémon dalla sorella. Sì, solo farmi spazzolare i Pokémon. Sì, ne facciamo spazzolare un 6-7 volte. O non so se posso farlo solo una foto. No, fuck, allora, ok, mi sa che ogni giorno devo andare da lei, credo. Sì, ho capito di prendere il tè. Nada. Quindi, per gli allenatori ve li posso elencare in breve. Un attimo. Allora, iniziamo. Valerio, possiamo trovarlo da lunedì dalle 00 alle 23:59 al terzo piano del centro commerciale di Azzurropoli, accanto. Raffaello, giovedì dalle 00:00 alle 23:59 di giovedì e lo troviamo al Bosco Smeraldo di Canto. Chiara, vi ho fatto vedere, l'ho già trovata, quindi inutile che mi dilunghi. Angelo, lo troviamo lunedì o martedì dalle 00 alle 23:59. Poi dirò solo 00, ci siamo capiti. E lo troviamo all'ingresso della Torre Campana di Amarantopoli. Furio, abbiamo già fatto. Jasmine, la troviamo tutti i giorni dalle 13 alle 14 al ristorante di Olivinopoli. Poi abbiamo Alfredo, no, sì, dalle 6 del mattino alle 10 del mattino tutti i giorni. Sabrina dalle 6 alle 10 tutti i giorni. Brock dalle 12 alle 15 tutti i giorni. Misty dalle 16 alle 18 tutti i giorni. Letty Surge, non mai convinto come si dice, tutti i giorni dalle 9 alle 12. Erika sabato domenica dalle 15 alle 17. Potrei andare. Ah no, però non è sabato oggi, peccato. Dunque, Nina tutti i giorni dalle 16 alle 18, Sabrina no, venerdì dalle 00 alle 23:59, Blaine martedì dalle 00 alle 23:59 e Blue che dovremo farci spazzolare i Pokémon diverse volte da sua sorella. Vediamo un po' se magari adesso si è rampata fuori. No, no, nada. Quindi, over dunque. Ovviamente i loro Pokémon saranno molto più allenati di quelli che conosciamo adesso. E andare a fare un giro al monte. Anzi, cazzata, aspettate un attimo. Dai che forse riesco a fare una cosina. Allora, andiamo a. No, perché sono stupido. Un attimo che torno. Bene, con quasi 57 ore di gioco, possiamo finalmente andare al Monte Argento. Qua troverò un Pokémon livellati a bestia, credo. Intanto ne esploriamolo un pochino. No, non voglio la foto, no, perché gli altri sì. Fanculizzati. Ok, entriamo in questo centro Pokémon, non so neanche più parlare. Un po' lo strumento mi interessa. Cos'è? Terror Panno. Un po' per i Pokémon Spettro, credo. E avventuriamoci qui nel Grotto Argento. Yeee, ho bisogno di scalaroccia. Fuck, torniamo di là.
Bene, mi ci gioco le palle che avrò bisogno di usare anche qualche mossa strana di acqua, in questo caso cascata. Cioè, è un po' quale tra i due è più conveniente se posso fare a meno di una cosa o dell'altra. Mannaggia, a me davvero non piace questa. Troppo esplorabile. Io mi perdo qua, ragazzi. Vabbè, proviamo a esplorare di qua intanto. Voglio esplorare un po' tutto questa cazzo di glotta. Glotta. Oh là là! Ok, ora andremo a fare la cosuccia che volevo fare. Chi facciamo combattere contro di lui? Ambaros, dai, dovrebbe resistere. Bene. Qui troveremo Moltres. Anche tuono pugno è la mossa adatta. Segno raggio pure. Direi di provare a catturarlo. Che ho preso 30 Pokéball prima. Ho per caso attivo il trucco? No, scusate un attimo. Ho attivo il trucco? Ok, se avevo attivo il trucco. LOL! No, vabbè, ok, non ho voglia di salire a ricatturarlo. Ok, mi posso ritenere soddisfatto. Good. Ah, io ricordavo che sarebbero stati tipo i cani leggendari. Mi si ricordavo male. Ok, quindi qua abbiamo trovato il nostro uccello di fuoco. Risolviamo. Ah sì, non c'è neanche lo sbatti di star lì a impegnarmi per catturarlo. No, ora che ci penso, devo catturare anche tutti i leggendari. Che, cioè, boh, vabbè, usare un po' i trucchi e Mistia. Altra roba. Albicintura. Che cazzo ci fa? Ciò. Questo strumento. Abilcintura. Ah, potenza le mosse super efficaci. Interessante strumento, ma non è quello che mi serve. Bene. Ora, che per fortuna non era così altamente esplorabile, dai. Ed eccoci qua una copia spudorata di Nero e Nero 2. No, aspetta. Come faccio ad accedere di là? Tutto ciò non mi piace. Levito roccia. Ok, qua. No, troppo esplorabile, non mi piace. Non voglio esplorare, cioè, voglio esplorare, ma appunto perché voglio esplorare, non voglio andare a perdermi. Come se già andassimo lenti. Andessimo. Mamma mia. Ricordatemi perché devo uscire da sto posto. Sapete, quando voi magari pensate di trovate un bivio, pensate che una sia la strada principale e l'altra la secondaria. Quindi voi prima andate sulla secondaria per esplorare tutto bene, poi andate alla principale. Ma invece la principale è la secondaria e la secondaria è la principale. Così ve lo metto nel culo. Cioè io odio sta cosa. No, direi che qua ci veniamo dopo. Oh, c'era uno strumento. E vabbè. Può anche aspettare. Mi stai forse tentando? Cripio, quanto cazzo! Lo so che dovrei tornare indietro. No, no, ste cose no. Allora non mi gusta. Che cazzo sono sti sassi qua? Andiamo a prendere lo strumento, dai.
ho tipo 5 minuti, cioè per la mezz'ora, che registra sempre parti uber lunghe. Pietra albore, yeee! Non so cosa sia. No, aspetta, mi pare che sia qua per fare Volvere. Insomma, ci avete presente? Vuoi giocarlo senza l'hyperspeed? Sì, chiamiamola così. Oh, era troppo lunga per essere una semplice scalata questa. Ed è fottutamente epico. Ok, rosso, non è il momento di batterlo. È troppo forte per me. In questo momento Pokémon verso l'80, cioè io capisco potesse essere un semplice Dragonite, ma salviamo un intero roster, chiamiamolo così, è troppo. Devo esplorare ancora diverse parti qua. Un po' di qua. Sì, ho la mania dell'esplorazione. Vabbè, in realtà non tanto, però puro aroma. Dai, vediamo di finire di esplorare sto cazzo di monte. Che io, se non sbaglio, avevo lasciato un bivio dietro di me. Non ricordo quale. No, era arrivato da qua. Mannaggia. Aspetta. Che posso fare? No. Perché? Ma no! No, aspetta un attimo. No, non ci siamo. Mi sono perso, mi sono perduto. Ah, ecco da dove andare. Ci sarà un motivo per cui porto gli occhiali, no? Yeee! No, io provenivo da qua. No, in realtà provengo da Marte. Sì. Strumento di merda. No, non faccio tipo la volpe con l'uva. E la volpe con l'uva, sì. Oh, finally. Posso esplorare. Cioè, in pratica la parte giusta è quella più in basso. Fantastico. Come trollare dei giocatori? No, aspetta. Era quella lì, quella giusta. No, non mi ricordo più qual era. Da qua sono arrivato. Salgo da qua. Da qua. Ah, ok. Questo è quello che mi manca. Caricato lì, ma penso che mi manca ancora una porta, in realtà. Non so dove. Sono arrivato. Ok, sì, dai. Vado. Diciamo faccio un piccolo spoiler adesso. Aspettate che devo fare la transizione. Ok. Vaffanculo. Mi tocca terminare quella parte. Vi saluto.